bellezza di donna! Questo è un single adesso. Questo è single, ma lei no. Ma lei no. Cioè, capito? Diglielo. È lei vero, no. È vero, ma lui lo sa. Lui lo sa, lo sa, lo sa. Lo sa, lo sa. Senti, carissima Barbara, cosa facciamo? Facciamo una zuppa d'orzo oggi. Alla Trentina? Alla Trentina con una modifica. Con una modifica al tuo tesino o una modifica no, di Barbara? Una modifica di Barbara. Sì. Va bene, una modifica di Barbara. Allora, che ingredienti ci servono, Barbara? Allora, abbiamo un mix di verdure, quindi porro, carote, sedano e zucchina. Ok. Del buon brodo. L'orzo, naturalmente. Ok, brodo vegetale, naturalmente, immagino. O di carne? No, di carne, perché poi dopo c'è anche la parte della carne nella zuppa. Ok, perfetto. Poi abbiamo la lonza affumicata, che può essere sostituita con la pancetta, con lo speck, con la parte proteica, che poi andiamo a stravolgere con il formaggio, il latte e del pane per fare le polpette. Allora, cominciamo, cominciamo. Da che cosa cominciamo? Allora, cominciamo verdure. Ad accendere i fornelli. Accendiamo tutto, dai, accendiamo tutto. Questo è il massimo già. Questo sì. Ti serve anche? Serve tutto. Serve anche quello lì? No, quella è quella. Ok, perfetto. Allora, andiamo comunque quindi a fare... Porro. Quindi facciamo una zuppa d'orzo alla Trentina. Sono molto curiosa. La sai fare, Velina, tu, questa zuppa un po'? Sì, beh, l'ho imparata in Trentino. Esatto, per questo te l'ho chiesto. Ed è molto utilizzata in questa stagione, anche perché l'orzo è un cereale energetico ricco di glutine, ecco, ricordiamolo, e soprattutto di fibre che e di beta-glucani, che oggi sono conosciuti e sono stati studiati perché riducono la produzione del colesterolo a livello epatico. Quindi vengono anche utilizzati come ingredienti di molti cereali, biscotti o altro, proprio perché questi studi hanno dato questo valore l'orzo nutrizionale a questi beta-glucani che l'orzo contiene naturalmente. Vedi? Lo sapevi tu, Lorenzo? No, adesso lo sai. Quindi mangiamo orzo, vedi? Siccome il problema di colesterolo, quello integrale, me... quello integrale. Quello integrale, perché certo. Quello per l'altro. Tu quale usi? Quello privo. Normale o quello integrale? Quello integrale. Beh, d'altronde quando si usano questi cereali così è naturale che sia quello integrale. Quindi procuratevi dell'orzo integrale. Questo va messo a bagno espresso? No, noi lo facciamo adesso. Lo facciamo espresso? Lo facciamo espresso, ok, interessante. Allora, noi già aggiungiamo la zucchina che non c'è. Ecco, quindi la zucchina nella zuppa trentina non c'è, ma noi la mettiamo perché ci piace. Lo diciamo perché poi dopo sai che... No, esatto. Diciamo che noi facciamo sempre le nostre ricette un po' a modo nostro. Non è la tradizionale zuppa trentina o la tradizionale, se no cosa stiamo qua a fare? Esatto. Cioè, ognuno poi mette... Ma magari fra 20 anni questa sarà la tradizionale zuppa trentina. Esatto. Allora, mentre finiamo di tagliare... Allora, hai tagliato la... Ok, allora ho tagliato porro, carote, tutte in parti uguali. Allora, intanto che finiamo di tagliare, ti manca una altra cosa, diamo la reclame e poi andiamo avanti con la ricetta. Una questione di chimica, 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 è una questione di chimica, chimica, chimica. Allora, con Barbara De Nigris avevamo iniziato a fare la zuppa d'orzo alla Trentina alla sua maniera. Abbiamo tagliato quali verdure, Barbara? Allora, porro, sedano, carote e abbiamo aggiunto la zucchina che nella ricetta tradizionale non c'è. Adesso andiamo a stufare. Cosa facciamo? Andiamo a stufare le verdure. Ok. Bene. Anche l'oliva comunque cresce sugli alberi, quindi tecnicamente quindi è una verdura. Ma sì, no. Dai, frutto. Però sai, bisogna dirlo perché poi la tradizione vuole che le zucchine non ci siano, noi le abbiamo messe perché a Barbara piacciono. Poi avendo i bambini, i figli... Anche perché poi danno un po' di colore, esatto, in realtà è proprio colore. Una questione ottica. Poi noi ci aggiungiamo l'orzo perlato. Prima abbiamo detto l'orzo integrale, in realtà si possono usare tutte e due, ma noi per ragioni di tempo usiamo quello perlato perché è più veloce da cuocere. Sì, è più facile anche da cuocere, è più veloce e poi è quello che è più reperibile in realtà. È più reperibile. Quello che conoscono un po' tutti. Io preferisco quello integrale. Però noi adesso mettiamo quello perlato, così. Allora, alziamo un pochino, quindi andiamo a stufare un po' le verdure. Ci andiamo a mettere giusto un pizzico di sale. Che aiutano comunque alla fuoriuscita dei loro. Andiamo a tostare l'orzo, perché abbiamo detto non lo mettiamo in ammollo, invece quello integrale ha bisogno comunque di un ammollo. Quindi andiamo a tostare l'orzo
un po' come si fa con il riso. Uguale, lo stesso concetto. Lo stesso concetto. E lo risotto, infatti? Lo risotto, per metà cottura lo risotto. Fai un orzotto, quindi? Faccio un orzotto. Che poi diventa, esatto. Perché poi qui come il brodo caldo, modo, che noi abbiamo messo. Orzoway! 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 E qua è così. Vedete, il nostro brodo di carne, ma naturalmente se non avete quello di carne va bene anche quello vegetale, cioè noi diciamo quello di carne perché è un pochino più sostanzioso, sì, dà un po' di energia, no? Pensiamo anche alla montagna, pensiamo al freddo. Che tempo fa adesso in questi giorni? Allora, ieri c'era un forte vento e anche nevicato. Ecco, e diciamo che ieri la zuppa d'orzo è andata per la maggiore, perché è una cosa che scalda freddo, di più. E quindi... Esatto. Quindi a questo punto adesso noi intanto che andiamo a risottare un po' questo e dopo andiamo a continuare la cottura, ci dedichiamo. Allora, a metà cottura andrebbe inserita la parte di carne, quindi o l'onza affumicata o la costina affumicata, sempre di maiale, o lo speck, un pezzo di speck, o la pancetta, qualsiasi cosa. Noi a questo punto invece abbiamo detto, siccome la facciamo mangiare anche i bambini, normalmente andrebbe quadrettata e buttata nella metà cottura e poi va avanti con il brodo. Siccome la facciamo mangiare anche ai bambini, ci siamo improvvisati con delle polpette di lonza. Ah, hai capito? Quindi potete metterla a quadrettoni, però se avete i bambini mettete, o se vi piacciono di più le polpette, magari uno, insomma. Ma anche perché se magari se abbiamo qualcuno che non mangia carne, a questo punto usiamo il brodo vegetale e le polpette le mettiamo in un secondo tempo. Esatto. Quindi possiamo metterle, poi facciamo una cosa carina con gli spiedini, quindi la polpetta la possiamo mettere a tavola da inserire. Vabbè, il mixer lo uso io, dai. Vado. Ma poi questo è il classico prodotto che porti a casa dal Trentino, no? Nelle buste sottovuoto, un prodotto eccezionale che magari a casa non sai come fare se non alla piastra. Hai visto? Invece questa è un'idea... Una bella idea. Divertente. Quindi... Olè! Perfetto. Questo. Andiamo nella ciotola grande. Butto? Sì. Io invece ti passo qua e vado a fare un po' di pane. Se abbiamo del pane, anche semplicemente una rosetta, andiamo a grattugiare un po' grossolanamente del pane secco, che noi abbiamo già preparato. Va, che roba. Va. Tanto io mescolo, Vado avanti a risottare. Noi andiamo avanti con la zuppa, esatto. Io mi occupo così, che sono capace, sono sicura di essere capace. Ma sono i fiocchi di pane che usi anche per i knudel, quelli. Esatto. Noi abbiamo dato, allora, con una rosetta, con un panino avanzato, anche con del bancarello, possiamo grattugiare grossolanamente. Oppure usiamo comunque il classico pane, perché ha comunque... È la questione del, siccome la carne è già cotta, la lonza è già cotta, mettiti ha bisogno comunque... Ha bisogno comunque di una parte di collante. Allora. Oh, non l'ho visto, vedi il latte, lo buttiamo da l'acqua. Guarda che riflessi! Che riflessi, bravissima! Oh Barbara, non mi sono neanche accorta. Adesso lo pulisco, vai, fai tu. Tu fai il latte, non ti preoccupare. Ma vai Barbara, bravissima! Oddio! Allora, abbiamo messo il latte caldo, come abbiamo visto. Al volo, il latte caldo al volo, che non è da tutti, ecco. Con il pane. Ok, latte caldo, pane e questa la lonza che abbiamo frullato. Il latte può anche essere meno caldo di come abbiamo visto. Cioè, sì, no, non è un passaggio necessario. No, non è che così a correre. Poi abbiamo messo il formaggio anche... grattugiato. Un pochino meno caldo, poi, però caldo. No, cioè, che poi magari una casa ci prova e dice no, devo fare proprio così. Formaggio grattugiato. Formaggio grattugiato, poi andiamo a farlo riposare per una decina di minuti. E noi ce l'abbiamo già pronto. E noi abbiamo l'impasto. Ecco, quindi è perfetto. Via. Va. Oddio. Che corsa. Però è stata bella. Sì. Ti è piaciuta. Da finire malissimo, tra l'altro. Ok. Sì. Barbara, abbiamo controllato più, i riflessi. Posso chiederti di metterti più in centro? Grazie, così almeno abbiamo... Anche la padella era di là, ecco. Quindi ho pensato... Così dopo la friggi, perché così ti vediamo bene. Ok, perfetto. Ecco. Allora, andiamo a fare delle polpettine. Questo è l'impasto riposato, quindi si lavora anche molto facilmente. Andiamo a fare delle polpettine molto piccole. Uh-huh. Io ho considerato 4 polpette ogni spiedino, quindi 4 polpette a porzione. Se siete bravi, ne dovete far uscire una trentina.
Ok. Ah, no, bene. No, ma ne escono una trentina. No, con gli ingredienti che abbiamo dato ne escono una trentina. Trentina, certo. E queste tu le friggi, secondo me. E queste io le friggo. Hai capito? Quindi, in teoria, una zuppa più leggera, la lonza la mettete dentro a pezzi. Esatto, nella la classica zuppa trentina. Esatto. Perché se avete i bambini, invece, friggete un po' le... Sì, l'abbiamo che sarà freddato, sì, l'abbiamo abbassato. No, ma ce le abbiamo pronte, comunque. Sì, vedete, ma mettiamo, friggiamo in olio. Che olio usi? No, olio di semi. Olio di semi. Grazie. Però, lo ripeto, potete mettere sia le polpette così crude che le fette di lonza dentro direttamente nella zuppa e via, no? Esatto, sì, sì, ecco. sì. Però... Queste sono, vedete. La zuppa deve andare poi un bel carino. Po' perché è risottata. Sì, la zuppa deve andare 20 minuti come il risotto. E poi? Poi aggiungiamo tutto il brodo. Facciamolo vedere, così almeno abbiamo mettiamo il coperchio e la facciamo cuocere per 50 minuti. Guarda, vi faccio vedere, mettiamo. Quindi 20 minuti risottata, poi tutto il brodo così. Esatto. Ci mettiamo, l'avete vista? Aspetta che voglio che... Ecco, così. Ci mettiamo il coperchio, quanto deve andare? 50 minuti coperta. 50 minuti, quindi ci abbassiamo la fiamma. Una bella oretta qualcosa. Sì, di più, un'ora anche e mezza. Di più, un'ora e mezza. Abbassiamo la fiamma e la facciamo andare comunque col coperchio. Vedi, devono soltanto dorare, quindi... Sì, sono abbastanza veloci, dai. Sì. Un minuto, Evelina, neanche, solo per... Poi un po' le abbiamo già pronte, vedo, quindi sì, molto curiosa. Beve 32, una trentina, ho detto, una trentina, 32 perché ho considerato perché la zuppa è trentina. Trentina, tutti 33 trotellando. Facciamo 33, una la si mangia, esatto. E poi facciamo gli spiedini da 4. Ecco, vedi, cosa dobbiamo fare così? Vabbè, queste sono... Ma come ride? Perché stai male? Ma cosa ha fatto Lorenzo? È arrivato dopo alla battuta di Provenzano. Non toccare questo, lascialo lì. No, questo lascialo lì. Lascialo lì. Allora, dove ci spostiamo per impiattare? Di guardate, qua. Guardate, questa è la nostra zuppa d'orzo. Quando è finita, è vero? Sì, questa è la guardate com'è bella. Allora, dentro ci potete mettere la lonza, come ha detto lei, invece noi mettiamo le polpettine a parte. Sta male. Non so cosa gli è successo, ma sta male. Non lo so, è rimasto ancora... Siamo ancora rimasti al... Con un trucco. No, è una cosa... Cosa è successo? Ma perché ridete? È una cosa mia di Alfio, Anton, non ti preoccupare. Ah, se tu è di Alfio, allora mi devo preoccupare. Allora anch'io mi devo preoccupare. Allora ci dobbiamo preoccupare. No, no, tutto ok. Allora, adesso noi questi qua, se vuoi farlo, intanto io impiatto la zuppa. No, oppure impiatta la zuppa che faccio io così, sono calde. Questa zuppa è meravigliosa, già così, eh? Allora, vedete anche qui, ricetta nella ricetta. Volete fare solo una zuppa d'orzo? Fate una zuppa d'orzo. Volete metterci i pezzi di lonza a metà, già pronta, che si mette già dentro così, bene. Volete fare le polpettine crude, mettete le polpettine crude. Volete fare le polpettine fritte, volete ridere come Lorenzo, ridete come Lorenzo. Fate quel che volete. È un piatto che fa bene al cuore, cioè. Esatto, tutto sicuramente, all'umore sicuramente. Comunque, guarda, quando sei in cucina sarà un caso, ma si ride sempre. No? Perché è un luogo, diciamo, della casa... dove sei di buon umore. Direi basta o vado avanti? No, basta. Dai. Ma che bella. E guardate, un piatto unico, come direbbe Melina, perfetto. La zuppa d'orzo alla trentina, con questa trentina e con tutte le variazioni che Barbara ha fatto. Quindi i puristi non devono sorprendersi perché è una roba nostra. Eccola qua. Brava Barbara, brava.